comunque la storia di Matarrese alla guida del Bari è lunga, non è iniziata con Cassano, è una storia molto lunga e devo dire che io ho sempre molto rispetto per chi comunque porta avanti un'attività, qualsiasi tipo di attività per tantissimi anni, vuol dire che si ha anche del valore se si fa questo. Certo che in questo momento ci vorrebbe anche un po' di cuore, un po' di Un po' di passione, un po' autocritica, di perché i autocritica, Cassano non sì. vengono fuori più perché non ci sono più i campi per farli giocare. Non ci sono, come dico scherzando, a volte non ci sono più i palloni, non c'è più un settore giovanile, quindi è evidente che mancano i Cassano. Peraltro, voglio dire, è paradossale che nonostante la squadra per il secondo anno consecutivo stia portando a termine comunque una Un mezza impresa, brillantissimo campionato. perché meno 6, meno 7 e salvarsi Meno 6, è meno già. 7 con alcune interferenze tecniche durante il momento migliore del campionato che sono tutte da decifrare. Ieri, se non mi sbaglio, durante la presenza di Gigi Frisini ci fu questa domanda. Come mai a un certo punto certi giocatori sono usciti? Io penso che sia subentrata anche la necessità di fare una squadra propedeutica a fare cassa, a determinate cessioni. Questo ovviamente rompe l'equilibrio dello spogliatoio, rompe l'equilibrio tra i ragazzi e Beh, secondo me quei due abbiamo mesi di perso blackout 5-6 sono punti che ci inspiegabili, avrebbero infatti, dato ancora più sono lucidità. inspiegabili. Però i Matarese pongono davanti a tutto il resto una questione rispettabilissima che è quella della sopravvivenza di 2.000 loro dipendenti di altri settori. Però io dico, mi chiedo soltanto una cosa, è possibile che soprattutto a Bari si avverta questo, cioè in fin dei conti siamo stati la prima squadra ad andare incontro a una penalizzazione per la prossima stagione e non credo che i Matarrese nel complesso abbiano sostenuto una gestione folle, cioè di solito queste cose capitano a chi fa qualcosa di folle fondamentalmente per tanti anni, invece è bastata una stagione a quanto pare sopra le righe per ridurci Enzo, a questo fa rabbia, la chiave di eh. lettura è semplice, a mio modesto parere. La guerra è con la città. I dispetti, tutti i crediti, pensate che i Matarese, almeno da voci riferite, perché ovviamente non sono un tecnico, se fossero pagati di tutti i crediti che hanno nei confronti dello Stato, eccetera, sarebbero in questo momento in una situazione assolutamente tranquilla. Questo è un dispetto. Alla città. La città però non sono i tifosi e siccome i tifosi hanno dato tanto alla famiglia Matarese, probabilmente andrebbe riconsiderata la loro volontà di almeno di salvarci all'ultimo momento, cedendo la squadra alle condizioni più facili possibili a seconda degli acquirenti che spero in queste ore si stiano timidamente o meno presentando. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, Daniele. Ciao, ciao Daniele. Volevo chiedere a voi, Enzo, come fanno le altre squadre di Serie B? Ci sono parecchie squadre che comunque mantengono per anni Sì. la Serie B e non hanno problemi, anzi, sfiorano anche il colpaccio ad andare in Serie A. Roberto, poi io ti invito qualche volta a Castellaneta, prima mattina io vado a pesca e trovo sempre una persona che noi conosciamo a fare la corsetta sulla spiaggia. Ciao! Certo. Sai di che si tratta, insomma. Vasco, Vasco. Vabbè, vabbè. Vasco Rossi a Castellaneta, A sì. Castellaneta. Io perché dispetto, io penso che i Matarese in questo momento non ritengano proprio opportuno, diciamo, in questo momento fare anche il benché minimo sacrificio per salvare No, la intendevo un sacrificio situazione, nei termini di agevolare più possibile la cessione, perché è evidente che è una cessione dove c'è anche una tempistica un po' difficile, perché arrivano le incombenze, e chi vende lo sa, chi compra anche, magari ecco, si può trovare d'accordo se ci si mette questa volta, almeno una volta in 35 anni, un po' di cuore, perché quello è mancato sempre. D'altronde non sono tifoso del Bari, quindi questo è c'è molto un amico in logico. linea, pronto? Sì, ciao Enzo Nicola, Ciao Nicola, saluta ciao. Roberto. Ciao. Enzo, speriamo, è chiaro che non allarghiamoci, però io spero che chi davvero, come, comunque va tutto sotto traccia, da quello che sembra capire, se è vero o non è vero, io spero che sia proprio un'altra società. Chi vuole intende, intenda. Non so se riesce a capire Chiaro, cosa voglio chiaro. dire. Vabbè. Grazie per il tuo intervento. Sottotraccia è garanzia di serietà. Perché se Roberto Maffei si presenta e dice voglio comprare il Bari, lo dice a tutti i giornali, secondo me la probabilità che lo voglia comprare è pari a zero, si tratta di pubblicità. Il fatto che non si sappia molto mi fa ben sperare, ma è una mia considerazione assolutamente personale. Mi fa ben sperare che ci siano delle trattative, attenzione, poi dalla trattativa alla cessione c'è di mezzo Molto altro, insomma. molto Vabbè. altro, i muri. 085 01 9998 per i vostri interventi, un altro amico in linea, pronto? Pronto? Pronto Enzo, sono Adriano, ciao. Ciao Adriano, ciao, ciao. Enzo, scusami perché c'è il digitale, quindi io ho tolto il volume. Da Corato, da Corato. Sì, siamo d'accordo. Niente, Enzo, io
insomma, richiamo tutto per salutarti, però insomma, io ribadisco sul fatto che questa società è difficilmente vendibile. Io apprezzo, intanto saluto anche Roberto, veramente sta facendo un lavoro meraviglioso, però sì. Insomma, anche Roberto sa che è difficile, insomma, questi debiti, la famiglia non penso che vogliono accollarsi di tutti, quindi io è brutto da dire. Hanno detto di volersi accollare, poi c'è un altro fronte, quanto vale al netto dei debiti, sì, giusto, la società? Vogliono, devono, non è che vogliono, devono. Se non vendono la società, devono, cioè non è mica una scelta. Se uno ha un debito con l'erario, non è che sceglie se averlo o meno. Quindi, o se la collano, o se la collano, vuol dire che non riescono a vendere, ovviamente. Se non pagano neanche i debiti, già è difficile, ma se non pagano i debiti, è ovvio che se li pagano, e quindi alla fine li pagano lo stesso. Non è una scelta, non è un debito di d'onore, è un debito con l'erario. Si certo. Paga e basta, si vede come si paga, eccetera. Adriano? Non ci perdiamo, vabbè. Sì. Come ti ho detto anche altre volte, sì. Veramente è triste dirlo, perché tu sai quanto voglio bene a questa squadra, però io auspico veramente un reset, perché anche perché ci sarà la riforma dei campionati di Serie C, quindi fare D&C con una società senza debiti vuol dire molto. Io ho sentito anche molte volte il dottor Giua, Mosca sono rinate, vediamo cosa sta facendo lo Monaco a Messina, cosa ha fatto Lotito a Salerno. Insomma, noi non facciamoci la testa prima di rompercela, è difficile, ma vediamo, non vediamo. Bari avrà un fascino allucinante per un nuovo compratore. Grazie, grazie. Ce l'ha. Bari città, Bari tifosi, Bari stadio vecchio, hanno un grandissimo fascino. Noi invece continuiamo a presentare la famiglia Mattarese che deve cedere, ed è obbligatorio, è uno stadio nuovo, con i terreni di cui non sono praticamente interessato nessuno. Se quello stadio per assurdo non esistesse, invece pare che sia anche vincolato, non so a quale capolavoro dell'anticalcio, se quello stadio non fosse presente, quei terreni sarebbero molto più appetibili a mio modesto parere. Cioè l'ostacolo è di per sé motivo di interesse teoricamente, invece come motivo anche di disturbo, perché se lì tu spiani tutto e voglia fare alberghi, cinema e il problema è che noi abbiamo uno stadio meraviglioso, un pubblico meraviglioso, un passato meraviglioso, ma mettiamo in vendita tutt'altro, quindi probabilmente molti di loro stanno dicendo la verità, che mi fa malissimo ma che condivido appieno. Resettare completamente sarebbe molto 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 più conveniente economicamente, è molto meglio, però c'è da pagare le categorie. Io personalmente, questo non è un ragionamento del comitato della petizione, io personalmente sarei disposto a ripartire da qualsiasi categoria pur di tornare a vedere una maglia, a vedere una baricità, individuare i giocatori. Pensa che abbiamo fatto un elenco tramite Gigi Frisini di tutti i calciatori A, B, C, D che sono della provincia di Bari, per esempio. Cioè stiamo tentando di offrire un supporto di idee a chi eventualmente volesse subentrare. C'è Tallo adesso che ha parlato poco fa al San Nicola. Devo dire che nei 20 minuti dell'ultima gara gli ho visto fare il meglio, credo, del suo repertorio. Ha fatto meglio di tutto il resto della sua esperienza a Bari. Ha fatto due o tre numeri veramente importanti. Tallo. Sono contento per come sono andate le cose, tra rapporto, tra gol e minuti giocati, perché comunque fisicamente non è che stavo bene, quindi sono contento per quello. Poi per le mie potenzialità no, non sono contento. No, perché magari io... No, magari io di testa, quando ci sto con la testa fisicamente sto bene, quando magari, come dice il mister, mi faccio le streghe mentali, non sto bene, perché voglio fare il gol, tutto lì, perché cioè, mi sono fatte tante cose in testa, dico vabbè, quando sei a destra tiri poco, anche ne parlo con il procuratore mio, quindi cioè, siccome c'ho un po' una scommessa con il procuratore, voglio sempre giocare davanti per fare gol. Ringrazio soprattutto anche il mister, ma anche tutti i compagni, perché mi hanno aspettato anche tanto, anche troppo credo. Quindi era anche ora di dimostrare che magari avevo le potenzialità. Mi servirebbe o in altro campionato qui o altrove, che ne so, un'altra squadra di B o piccola di A, non lo so, però mi servirebbe giocare tanto. B per B e Bari.